dal 5 dicembre al 7 gennaio. Mostre, eventi, spettacoli, degustazioni, divertimento per grandi e piccini e tanto altro ancora. L'amministrazione comunale di Taranto vi invita a portare i vostri bambini a vivere questa magica atmosfera di festa. Dal 5 dicembre al 7 gennaio, il magico Natale a Taranto. Amici telespettatori, buonasera, eccoci con Polifemo e vale il solito adagio, non è venerdì se non c'è Polifemo. Beh, per la vostra gioia e anche la nostra, forse col dispiacere di qualcuno, noi ci siamo anche il giorno di Natale. Ma noi siamo veri, siamo sinceri, l'abbiamo registrata qualche giorno prima, non il giorno di Natale, perché insomma si dà il caso che il giorno di Natale si sta in famiglia. Ma vogliamo farvi vivere il clima natalizio, la magica atmosfera del Natale in un territorio a noi molto caro, a me molto caro, il comune di Crispiano. Quest'oggi parleremo di tanto, parleremo di tradizioni di Crispiano, storiche, tradizioni natalizie, ma anche parleremo di vita amministrativa crispianese, parleremo di delle iniziative del mondo dell'associazionismo, quindi una puntata particolarmente ricca. Avremmo voluto avere qui anche il sindaco, il dottor Egidio Ippolito, ma impegni istituzionali l'hanno portato in quel di Bruxelles, perché Crispiano sta avendo dei riconoscimenti internazionali e quindi il sindaco Ippolito è volato a Bruxelles. Andiamo subito a salutare gli ospiti, a partire alla mia destra, dalla dottoressa Sabrina Pontrelli, consigliere comunale delegata all'ambiente, all'ecologia e allo sport. Ancora il dottor Michelangelo Serio, assessore del comune di Crispiano, assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica. Alla mia sinistra il professor Giorgio Sonnante, storico, un esperto di storia antica di Crispiano, e per il mondo dell'associazionismo, dello sport, Michele Achille, associazione Terra Nostra Bike. Poi parleremo del progetto inerente il Natale e in generale di sport, delle attività che vengono poste in essere. E al mio fianco, alla mia destra, abbiamo un ospite immobile, un convitato di pietra, potremmo per così dire, e Pizzichicchio, il mitico brigante, appunto, legato. Poi il professor Sonnante potrà dirci di più. Ecco qui il nostro Pizzichicchio con l'insegna della Mater Decor Carmelo. Allora, andiamo subito in medias res e partiamo da Sabrina Pontrelli. Tante le attività inerenti all'ambiente e all'ecologia. Mi piacerebbe parlare dell'evento, la festa del dono e del baratto, e poi anche del progetto che il comune di Crispiano ha presentato, sta per presentare alla Regione Puglia, relativamente alla raccolta differenziata. Sì, buonasera. Allora, per quanto riguarda la festa del dono e del baratto, è una festa che si è svolta nel comune di Crispiano domenica scorsa, quindi domenica 13 dicembre, in piazza Madonna della Neve. E, è stata una festa organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con la società Serveco, che è la società che attualmente gestisce il servizio di raccolta differenziata sul territorio. Nasce come? Ci siamo un po', abbiamo seguito lo spirito europeo, e in quanto a fine novembre c'è stata la settimana europea della riduzione dei rifiuti. Quindi l'intento di questa festa era sensibilizzare la cittadinanza al riutilizzo del bene e quindi alla riduzione del rifiuto. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato dei punti di raccolta sul territorio grazie alle associazioni che ci hanno messo a disposizione i loro locali,
e le ringrazio, le voglio anche nominare singolarmente proprio per ringraziarle nuovamente. Quindi abbiamo l'Associazione Il Sorriso, la Proloco, l'Arci, la Confraternita Misericordia e Scarabocchio. In queste associazioni i cittadini nelle 2 settimane precedenti hanno potuto lasciare i beni non più utilizzabili ma comunque in buono stato di funzionamento, quindi dovevano essere comunque degli oggetti che non servivano, magari depositati in cantina ma che perché obsoleti oppure tecnologicamente non più all'ultimo grido, ma che potevano sicuramente servire a qualcun altro. Una volta raccolti questi oggetti li abbiamo portati in piazza, abbiamo creato un vero e proprio mercatino solidale e c'è stata la festa del baratto, quindi uno scambio vero e proprio. Si ritirava un ticket, quindi gratuitamente, non c'era scopo di lucro, non c'era giro di moneta. Semplicemente con il ticket era possibile scegliere il proprio oggetto e scambiare. Abbiamo utilizzato con Serveco, abbiamo scelto uno slogan che è scegli il dono che vuoi riutilizzare e ripaga con un sorriso per ringraziare. Abbiamo raccolto, distribuito e raccolto 290 ticket, quindi 290 sorrisi di gente che è contentissima di aver ritirato un oggetto, ma anche c'è stata gente che ne ha portati a casa più di uno. Ha fatto la quindi plane. È stata. Ecco, parliamo di questo progetto che avete presentato o state presentando? No, il progetto è stato già presentato e come comune siamo già assegnatari di 22.000 euro da parte della Regione Puglia. Per un progetto che prevede in sostanza l'acquisto di arredo urbano finalizzato sempre al miglioramento dell'ambiente, quindi alla vivibilità. Abbiamo messo nel progetto, faccio degli esempi, dei raccoglitori per le sigarette, dei raccoglitori per le deiezioni canine, quindi c'è purtroppo questa abitudine di portare a spasso i cani e non lasciare pulito. Abbiamo previsto anche dei composter per favorire sempre il compostaggio soprattutto nelle abitazioni periferiche e dei tablet che verranno collocati sia al centro di raccolta comunale ma anche all'interno della casa comunale e attraverso il quale quotidianamente verranno canalizzate tutte le informazioni inerenti l'ambiente. Cioè, quindi siamo già assessore, che siete abbastanza ingegnosi. Parlavamo nella puntata di venerdì scorso, dicevamo che il comune di Crispiano ha ereditato una situazione finanziaria molto pesante, però ha saputo fare, come dire, di necessità virtù, nel senso ha saputo aguzzare l'ingegno e quella che era una difficoltà paradossalmente è diventata uno sprone, no? uno sprone per superare la fase di impasse attraverso appunto una parlavamo con l'assessore alle finanze di finanza creativa, ma qui vedo in vari settori c'è una capacità di mettere in campo nuove idee coinvolgendo la base, coinvolgendo la popolazione, la società civile, l'associazionismo. Non dobbiamo dimenticare che siamo un comune che siamo riusciti, diciamo, sempre a mantenere una percentuale di raccolta differenziata superiore al 70%. Quindi siamo un comune riciclone e virtuoso. Abbiamo ritirato 2 premi, uno a livello regionale e uno personalmente l'ho ritirato a Roma, quindi a livello nazionale, come terzo comune in Puglia, con una raccolta differenziata superiore al 70% e che essendo superiore al 65% ci consente di pagare un'imposta, un'ecotassa pari al 5,17%. Quindi molto bassa rispetto a quella degli altri comuni. Un comune riciclone che però non ricicla i vecchi politici. Questa è una cosa bella. E allora passiamo all'assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica del comune di Crispiano, il dottor Michelangelo Serio. Il comune di Crispiano appare come un cantiere aperto, un cantiere in piena evoluzione. Vorrei parlare con lei dei nuovi assetti che state disegnando e anche delle varie attività proprio in ambito di manutenzione straordinaria. Sì, buonasera a tutti. Lei accennava prima al fatto che il comune di Crispiano abbia ereditato una situazione particolarmente pesante da un punto di vista
finanziario. Io posso aggiungere che oltre a questo abbiamo ereditato una situazione ancora più pesante con riferimento allo stato delle strutture pubbliche, nel senso che la massima parte delle strutture pubbliche si presentavano in uno stato non rispettoso di quelle che sono le norme previste in tema di sicurezza. Pertanto lo sforzo che inizialmente ha fatto questa amministrazione è stato quello di destinare ingenti risorse proprio per mettere a norma strutture pubbliche che evidentemente hanno una valenza particolarmente importante, perché nel momento in cui si parla per esempio di edilizia scolastica che sta passando dai livelli più bassi della provincia e della regione Puglia ai livelli più alti attraverso la messa a norma di pressoché tutte le strutture scolastiche presenti sul territorio, significa fare uno sforzo che va a premiare soprattutto e non tanto la popolazione scolastica, ma tutta la comunità. Quindi sono in corso dei progetti che stanno arrivando proprio nelle fasi proprio ultimative, tant'è vero che sono state già assegnate le procedure di gara, quindi c'è già una forma di aggiudicazione provvisoria a favore di alcune aziende e i lavori stanno per iniziare. Parliamo in particolare di tre strutture, quali l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, che potrà anche, ecco qui c'è il nuovo delegato allo sport, potrà anche avere la disponibilità di una nuova palestra coperta che potrà alleviare tutta una serie di criticità che finora ci sono state. Poi ci sarà anche la scuola media Severi, l'Istituto Comprensivo Severi, e qui ci abbiamo una validissima espressione di questa struttura nel professor Sonnante, ma anche la scuola dell'infanzia, la scuola Cacace. Ma come diceva il conduttore, c'è un cantiere aperto anche all'esterno, noi vediamo che sono in corso dei lavori che interessano la parte storica del territorio, quindi ci sono dei nuovi assetti urbanistici che stanno prendendo forma attraverso la rimodulazione di una piazza che è antistante questa meravigliosa chiesa vecchia, e poi c'è anche un intervento che sta per iniziare nella sua fase esecutiva, che è un progetto dell'Unione dei Comuni, una finestra sulla Gravina, che interesserà tutta la parte storica fino al centro storico. Questo è solo l'inizio, poi ci sono tante altre iniziative. Nel prossimo intervento parleremo di iniziative relative alle strutture comunali pubbliche, sì. Penso alla biblioteca e al campo sportivo. Avremo tempo anche di parlare delle attività consistenti nella messa in sicurezza, appunto, contrastare il rischio idrogeologico e la problematica delle acque meteoriche. Gli ospiti, gli amici stavano intervenendo, la nostra telecamera si è posata su un gruppo di amici, di giovani, e io dico diversamente giovani, perché dico diversamente giovani perché magari hanno qualche anno in più rispetto ai più piccoli, però hanno uno spirito giovanile tale quale ai più piccoli, quindi in questo senso giovane, diversamente giovane. Un eufemismo per non dire più vecchi, scherzo naturalmente, ci mancherebbe altro. È il gruppo appunto dell'associazione Terra Nostra Bike, che è capitanata, guidata dal qui presente Michele Achille, che sentiremo tra poco. E parlando di Crispiano, dobbiamo, viste le sue origini, la sua importanza storica, dobbiamo confrontarci col professor Giorgio Sonnante, storico ed esperto di storia antica di Crispiano. Come vedete alle mie spalle abbiamo, ecco qui, una piantina, mi sposto meglio così è più facile inquadrarla, della Green Rod. Questa è l'inquadramento Green Rod e mappatura tematismi. La Green Rod di oggi ci conduce a un discorso inerente alla viabilità antica.
vista appunto la collocazione strategica di Crispiano. Prego, professor Sonnante. Buonasera. Certamente Crispiano può godere di una storia, non la città di Crispiano, ma il territorio di Crispiano, un po' per la vicinanza alla città di Taranto, città fondata intorno al 706 avanti Cristo, quindi il territorio di Crispiano è stato uno dei primi ad essere positivamente contagiato dall'apporto culturale dell'arrivo appunto dei greci a Taranto. Però ecco, già prima dei greci qui sul nostro territorio erano insediati i messapi. Gran parte di quelle strade che sono oggi valorizzate attraverso i percorsi del GAL in realtà hanno un'origine molto antica, appunto all'età messapica preistorica. Il 90% di quelle strade che oggi sono valorizzate anche dall'associazione Terra Amica, insomma, che girano attraverso il territorio riscoprendo percorsi attraverso lo sport e le attività ciclistiche, e che oggi rivalorizziamo attraverso la riscoperta delle sorgenti o degli uliveti, appunto hanno già una loro storia antica di origine messapica ma anche precedente. Alcuni tratti di alcune strade che attraversano il territorio di Crispiano sono già state percorse da uomini della preistoria, alcuni anche di almeno 10.000 avanti Cristo. Come facciamo a dirlo? In realtà nelle grotte che costellano il territorio di Crispiano sono state ritrovate depositi ossei o di animali o antropici o anche ceramica che risale appunto a molti millenni prima di Cristo. È bello quindi non studiare la storia in modo asettico o sapere che Crispiano ha questa storia giusto per conoscenza, ma perché noi oggi vogliamo rivalorizzare quella che è l'identità del territorio di Crispiano. Un'identità fondata appunto sulla riscoperta del territorio, della cultura del territorio, anche della coltura del territorio, di quelle che sono le specie tipiche, quindi gli ulivi, i vigneti, ma anche i frutti tipici anche delle gravine o gli ortaggi che presso la nostra cultura alimentare ormai la fanno da padrone, ecco, che vorremmo esportare. Insomma. Professor Sonnante, abbiamo parlato del territorio crispianese, ma le bellezze del territorio crispianese sono state narrate storicamente. Quindi penso per esempio a Taranto, no? E penso a Virgilio e penso al Galeso. Sì. Quali sono le narrazioni storiche più importanti e anche più suggestive inerenti al territorio crispianese? È documentato e acclarato che Virgilio ha vissuto a Taranto o per un breve o per un lungo periodo, questo è un po' dibattuto, però che Virgilio sia rimasto qui a Taranto per una parte della sua vita è ormai sicuro. La sua fortuna quando non c'era l'Ilva. Sì, però ecco, il problema è dove, in quale punto preciso del territorio. Non c'erano le cocherie per fortuna all'epoca, grazie a Dio. Di sicuro parla del Galeso Virgilio, ecco, qual è il Galeso? Ci sono molti storici o letterati, studiosi della letteratura, che ormai identificano il Galeso non con l'attuale Galeso, il fiumicello di 900 metri, che sarebbe un po' assurdo che desse da bere o che potesse alimentare un'agricoltura, insomma, piuttosto sviluppata, per come ne parlano sia Virgilio sia Orazio. Molti identificano il Galeso con l'attuale canale da Iedda, che, nemmeno a farla apposta, insomma, ha una parte della sua origine nel territorio di Crispiano. Quindi noi siamo abbastanza certi che Virgilio ha toccato il nostro suolo, il nostro territorio. E Virgilio, nelle Georgiche in particolare, e Orazio in una delle sue odi, ma anche in alcune delle sue satire, parla di Taranto come un territorio incantevole, capace di generare appunto una serie di prodotti agricoli che, nella epoca in cui vivevano, siamo nel primo secolo avanti Cristo, erano una eccellenza, cioè i prodotti tarantini, il miele in particolare, il vino, l'olio, erano riconosciuti e conosciuti in tutto il Mediterraneo ed erano venduti come prodotti preziosi. E insieme a questo c'era un altro prodotto che era la lana o i tessuti tarantini, che erano il non plus ultra. I tessuti tarantini, sia in lana sia in altro materiale, per esempio quello derivato da un particolare mitile che si allevava fino a 1800 nel Mar Grande, questi tessuti erano esportati ed erano venduti come oggi possiamo dire i migliori tessuti appunto che oggi si possono produrre.
Va bene, poi magari nel secondo intervento riprenderemo queste tematiche. Mi piacerebbe anche affrontare l'importanza dell'acquedotto del Triglio, perché come dicevo parleremo col dottor Michelangelo Serio, assessore ai lavori pubblici, delle attività di messa in sicurezza per scongiurare i rischi idrogeologici, ma dovremo anche fare un passo indietro, no? Nella storia, nei secoli, nei millenni, all'acquedotto del Triglio. E siamo ora con Michele Achille. Lui è il presidente dell'associazione Terra Nostra Bike. Vedete, l'abbiamo inquadrati prima, li riprendiamo di nuovo, è la sua band, per così dire. Un bianco celeste che rappresenta i colori, no? del gonfalone di Crispiano. Io veramente, quando vi ho visti, ho detto, non è che è arrivata la Lazio. Poi ho detto... Certo, se fossero stati bianconeri, juventini meglio ancora, ma scherziamo naturalmente. Ma mica tanto. Mica, vedi che squadra ti fosse? Bah, del Taranto. Vabbè, quello tutti, per carità. Vabbè, è una divagazione calcistica, certo, così. Dicevamo, allora, la sua associazione promuove il territorio non solo attraverso l'attività propriamente sportiva ed associativa, ma svolge una funzione molto importante di monitoraggio ambientale. In quest'ottica si inquadrano determinate attività di denuncia che avete fatto, avete individuato siti di discariche all'aperto che poi sono state bonificate. Cioè voi volete vivere lo sport, l'attività fisica, amando, rispettando l'ambiente e facendo sì e imponendo, ed è una cosa sacrosanta, il rispetto dell'ambiente. Certo, sì. Noi nasciamo nel 2009, e come ha detto appena lei, Terra Nostra Team Bike è composta da più di 80 elementi, dai giovani e quelli, come ha detto, diversamente giovani. Giovani, no? Okay. Per non dire vecchi, scherzo, non certo, si offendano, certo. Anche perché siete tutti giovani, quindi dire che... No, scherzo. E allora era veramente antipatico, anzi ci portava di malumore proprio andare a pedalare in dei posti in cui veramente c'erano discariche a cielo aperto, per cui ci è sembrato giusto proprio monitorare, no? Censire questi siti, e nel 2012 abbiamo denunciato ciò alle strutture appropriate. Il comune di Crispiano si è attivato, ha preso dei fondi e quindi adesso il territorio di Crispiano è stato bonificato. Adesso è molto più piacevole, tanto che adesso, in questi giorni qua, ci stiamo attivando a promuovere questo e anche altre associazioni, in modo che della provincia di Taranto e delle colline ioniche, perché anche loro, ecco, magari facciano quello che abbiamo fatto noi, quindi censire e denunciare i siti, in modo che le autorità provvedono. Come dicevo prima, Terra Nostra Team Bike è nata nel 2009 e noi ci occupiamo di bici, prevalentemente di mountain bike. Ecco perché andiamo a riscoprire proprio il nostro territorio, come diceva il professor Sonnante, noi andiamo a riscoprire quello che i nostri avi, ecco, le strade nei nostri avi. Sembra adesso che queste strade percorse anche come dire, professore, create dai nostri avi, siano anche storicamente importanti. Quindi ci piace proprio captare questa importanza. Siete in un certo qual modo delle sentinelle dell'ambiente. Ma certo, certo. Dell'ambiente, sì, sentinelle dell'ambiente mi piace, questo mi piace. Poi voglio il copyright, certo, se un domani mettete la citazione come si faceva nel mondo, sì, quella sì, la nota al margine. Ecco. Quindi adesso divulghiamo il messaggio positivo, quello quindi, dello sport, del territorio e della natura. Appunto, noi pedaliamo nel nuovo progetto che si chiama appunto Green Road, un progetto molto importante. Cerchiamo di promuovere appunto la Green Road, il nostro meraviglioso territorio fatto di
100 masserie, almeno quelle che si conoscono, anche di più sembra, è fatto di, anche di boschi. Il nostro bosco delle Pianelle a pochi chilometri ci permette veramente di essere un territorio eccezionale per il nostro sport. Bene, ora un po' di pubblicità. Dobbiamo intanto, cosa importantissima, ringraziare i nostri sponsor della serata, degli sponsor che hanno inteso dare il loro contributo, hanno inteso contribuire appunto alla realizzazione di questa trasmissione, ed è un aspetto molto importante in quanto le attività imprenditoriali, queste attività imprenditoriali non si sono rivelate, come dire, fini a se stesse, ma hanno inteso far sì che il territorio di Crispiano, attraverso questa trasmissione, potesse avere una, come dire, una maggiore diffusione. Viva la Puglia Channel è un emittente visibile in tutta la Puglia e in parte della Basilicata, e quindi chiaramente ringraziamo sentitamente gli sponsor per il loro contributo. Pubblicità. Pontrelli Arredamenti. Covertech SRL. Windor, soluzioni per la casa. Via Montemerlo numero 94 a Crispiano. Bene, rieccoci, seconda parte di Polifemo. Stavo dicendo rieccoci in studio. No, siamo a Crispiano, presso la cosiddetta Chiesa Vecchia, che ora ospita lo IAT. Beh, è una struttura davvero bella, suggestiva, che indica anche il sentore di una attività di riqualificazione posta in essere dall'amministrazione. Riprendiamo il giro e siamo con Sabrina Pontrelli, consigliere comunale delegata all'ambiente e all'ecologia e nonché fresca di delega assessorile allo sport. Beh, per quanto riguarda l'ambiente e l'ecologia, parliamo un po' dei progetti futuri, delle attività future che bollono in pentola. Allora, sicuramente tra gli obiettivi primari dell'amministrazione e quindi del settore ambiente è quello di mantenere alta questa percentuale di raccolta differenziata, perché comunque mantenendola alta è chiaro che poi avremo dei benefici. E come si fa? Innanzitutto bisogna ringraziare tutti quei cittadini che si impegnano, perché fare la raccolta differenziata non dico che è un lavoro, però ci vuole impegno, è molto più semplice smaltire o comunque eliminare i rifiuti tutti insieme, quindi fare la raccolta differenziata è un vero e proprio impegno. Il problema è che abbiamo delle criticità dovute al fatto che non tutti i cittadini fanno ancora la raccolta differenziata, ma nonostante ciò abbiamo la fortuna che chi la fa nel migliore dei modi e quindi compensa ed è di esempio, diciamo che comunque ci consente di mantenere alta questa percentuale. Abbiamo delle criticità forti legate ai condomini, perché abbiamo dei contenitori condominiali e che quindi esonerano un po' i condomini dalla responsabilità individuale, e quindi lì ci stiamo attivando per effettuare dei controlli maggiori, anche con la conseguenza di eliminare le pattumelle condominiali e riportare quelle individuali, quindi dotare nuovamente ad ognuno di pattumelle singole. Come obiettivo abbiamo quello di migliorare sicuramente le buone pratiche, quindi stiamo mettendo in atto diversi regolamenti comunali. È già entrato in vigore, diciamo, è già passato il regolamento che regola il volantinaggio selvaggio. Il nostro paese veniva bombardato da volantini provenienti da... con un vero e proprio regolamento. Che cosa significa? Che le società che si occupano di volantinaggio devono comunicare preventivamente il giorno in cui effettuano il volantinaggio nel nostro paese, e assolutamente c'è il divieto di posizionare i volantini fuori dagli appositi contenitori, quindi sulle macchine o abbandonati a terra.
e se ciò non avviene c'è una sanzione comunque pesante nei confronti della società. Quindi si è regolamentato, sappiamo chi viene a fare attività di volantinaggio e quando la fa, quindi se si trova il volantino in un altro giorno sappiamo che non Bene. Hanno rispettato le regole. Assessore, noi dovevamo avere in studio, nella chiesa, nella chiesa vecchia, il presidente della Proluco. Sì. Sappiamo bene il legame che l'amministrazione comunale ha con l'associazionismo, con la Proluco. Sì. E il buon Egidio Ippolito è stato per 20 anni presidente della Proluco, di più. E io mi auguro che sia per almeno 10 anni sindaco. Ce l'auguriamo anche poi magari, no, perché più di 10 anni la legge non lo può. Però non si sa mai, in Parlamento facciamo fare una deroga. Un piccola deroga, una variazione, lo teniamo, magari ce l'avessimo a Taranto, eh? A Taranto stiamo proprio male. Per il momento ce l'abbiamo noi qui. Taranto, vabbè, lasciamo stare con Stefano, vabbè, chissà quale colpe i tarantini dovranno devono espiare, ma lo dobbiamo chiedere lassù. Vabbè, chiusa questa parentesi un po' cattivella, anzi uno scherzo, una cosa, anzi auguriamo anche al sindaco Stefano un felice Natale, anche così ci vuole, quando la critica politica, sì, però anche sul piano umano ci mancherebbe. E, dicevo, parliamo un po' delle attività della Proluco. Chiaramente iniziative che vanno a come dire, intersecarsi, no? Con le attività comunali, con sì. il patrocinio, ecco, dell'ente civico. Sì. Allora, io ricordo alcune date anche per incentivare magari chi abita in provincia a venirci a trovare nel periodo delle festività natalizie. Allora, la Proluco, sempre con il supporto quindi dell'amministrazione comunale, ha organizzato per il 20 dicembre il mercatino di Natale nella zona delle grotte rupestri del Vallone. Ci sarà il presepe comunque a sagome fisse e gastronomia, quindi sarà possibile comunque assaggiare prodotti tipici della nostra zona. E poi c'è una street band itinerante, quindi che sarà in giro per le strade del centro del nostro paese. Il 26 e il 27 invece dicembre, dalle ore 17 alle 22, abbiamo il presepe vivente, quindi quello animato che ha portato, diciamo, un po' al successo del nostro territorio. Davvero suggestivo, bellissimo. Sì. Il 6 gennaio sempre il presepe vivente con la calata dei Magi. Quindi per tutto il periodo natalizio si potrà comunque visitare il presepe a sagome fisse. E c'è una novità da segnalare: il presepe di quest'anno è stato un po' chiamato extra puntini puntini comunitario, perché prevede la partecipazione di ragazzi musulmani e cristiani che insieme, quindi una sorta di integrazione, che insieme renderanno vivo il presepe. Questo in collaborazione con la diocesi della Caritas di Taranto. E sarà possibile visitare anche l'Accademia del Tufo, che è un'altra novità, diciamo. Sì, ne abbiamo parlato già, diciamo, diverse volte. Comunque ci sono dei maestri locali che insegnano proprio la tecnica della lavorazione del okay. tufo. E, sì, altro? Questi sono gli appuntamenti, diciamo, segnalati sì, da Proluco. Ok. Ritorniamo dal dottor Michelangelo Serio, assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica. Parliamo di strutture comunali pubbliche rispetto alle quali state intervenendo, penso alla biblioteca, penso al campo sportivo, ma mi preme anche evidenziare l'attività di messa in sicurezza per prevenire il rischio idrogeologico e le problematiche inerenti alle acque meteoriche. Sì, sostanzialmente l'attenzione dell'amministrazione, in particolare dell'assessorato che fa riferimento alla mia persona, è come dire, molto sensibile alla messa in sicurezza del territorio. E lo stiamo facendo attraverso una serie di iniziative. Lei ha citato prima la mitigazione del rischio idrogeologico, che è un intervento che evidentemente stiamo portando, vogliamo portare, diciamo, a realizzazione, perché si tratta di
porre in sicurezza un bacino che effettivamente in passato ha subito grossi danni da un punto di vista idrogeologico. Pertanto creare le premesse della sicurezza del territorio credo che sia un preciso compito di una buona amministrazione. Uno studio questo che poi sarà a vantaggio di tutte le future generazioni e che sicuramente avrà un rilievo molto importante anche nel ridisegnare urbanisticamente l'intero territorio attraverso il piano urbanistico generale che vorremmo realizzare. Oltre a quello che lei ha citato, mi piace un attimino ritornare nel solco di quanto hanno già detto gli altri colleghi ospiti in ordine alla Green Road. La Green Road, che è questo filo verde che attraversa tutto il nostro territorio, che lo ha attraversato storicamente attraverso questi percorsi dove abbiamo ascoltato anche le testimonianze del professor Sonnante con la presenza di Virgilio e di altri illustri autori nel nostro territorio. Bene, ciò che è giusto sapere è che l'amministrazione comunale di Crispiano sta portando avanti un progetto che da un punto di vista proprio di valorizzazione del territorio ha presentato al commissario governativo, la dottoressa Corbelli, che è il segretario generale dell'autorità di bacino della Campania, ma che sta avendo un grossissimo ruolo nella nostra Taranto e provincia, atteso che Crispiano è uno dei 5 comuni a rischio ambientale. Abbiamo proposto un elaborato progettuale che ripropone tutta la Green Road e corriamo il serio rischio che il commissario di governo vada a finanziare questo progetto. Progetto che consiste nella realizzazione di una, diciamo, mobilità sostenibile. Qui abbiamo tutti questi amici che evidentemente percorrono quotidianamente le nostre strade. Bene, l'intento qual è? Quello di realizzare attraverso un grosso impegno anche finanziario, realizzare una rete, questo filo verde di mobilità sostenibile attraverso la creazione di piste ciclabili, attraverso la creazione di ippovie che consentano, diciamo, attraverso lo studio di tutte queste 100 masserie più che ci sono, di rappresentare un'alternativa reale a quella che è la cultura dell'acciaio che finora ha caratterizzato la nostra realtà. C'è un'alternativa concreta e sicuramente ci sono già una serie di attenzioni e a livello nazionale e a livello internazionale, perché tante associazioni ciclistiche, anche europee, salutano di buon grado la realizzazione di queste strutture. Pertanto, dato che bisogna essere concreti e bisogna dare risposte certe e segnali molto efficaci a questi progetti, abbiamo candidato un elaborato progettuale proprio al CIS, a questa struttura che fa capo al commissario di governo e che ha una valenza anche sovracomunale, perché oltre a ovviamente diciamo integrare tutto il territorio di Crispiano, che va dalla Masseria alla Mastuola, a Monti del Duce e quant'altro, coinvolge anche altre realtà, la vicina Statte, la vicina Massafra e in un'ottica ancora maggiore, attraverso il GAL Colline Ioniche, arrivare anche a Taranto e anche oltre, tipo Pulsano. Ecco, questo è molto importante perché dà una valenza anche turistica al territorio che potrà effettivamente poi avere tutto un ritorno positivo sotto tanti punti di vista. Bene, ora una breve interruzione pubblicitaria. Dobbiamo ringraziare davvero i nostri spot, gli spot speciali di questa puntata, che hanno voluto dare un contributo importante per la realizzazione appunto della stessa, dimostrando una sensibilità, un attaccamento al territorio, facendo sì che l'attività imprenditoriale, lo ripeto, non risulti fine a se stessa, ma risulti, come dire, compenetrarsi in un progetto di crescita e sviluppo per la collettività intera. Pubblicità.
Montrelli Arredamenti. Covertech SRL. Windor, soluzioni per la casa. Via Montemerlo numero 94 a Crispiano.